Gumball, cosa stai facendo? Scavo una buca per la testa. Con la testa che ti ritrovi, meglio se la infili dentro una piscina vuota. E ora è il momento della sfida. Il domandone di oggi è tutto incentrato su... Avete indovinato, il grande urlo. E il nostro domandone è... Perché si chiama il grande urlo? Sentiamo la prima chiamata. Salve, il mio nome è Rocky. Il film si chiama il grande urlo perché... Rocky, ci sei? Oh, non fa niente. Abbiamo un'altra chiamata sulla linea 2. Sì, il titolo è composto dalle parole urlo e grande, che è il suono emesso dal dentista quando scopre che la moglie ha dato alla luce a un bambino mostro. No! Sì, proprio quello. E comunque ti sarebbe bastato spegnere la radio. Venerdì, il giorno tanto atteso c'è, paghetta mensile c'è, caramelle del discount perché quelle al cinema costano un rene ci sono, coperte perché esagerano sempre con l'aria condizionata ci sono, forbici nel caso qualche capellone si sieda di fronte a noi ci sono, un tappeto rosso per sentirci speciali c'è, sono pronto per vedere il film e sono a prova di racconti per strada, andiamo! Sapevo che sarebbe successo. Ho ricevuto una telefonata dal tuo zio misterioso. Vuole lasciarci la baita. Ma non ci serve una casa. Sono un dentista affermato. Come fai a conoscere le battute? Beh, ero sicuro che questo film mi avrebbe fatto morire di paura. Per cui ieri ho deciso di vederlo per conto mio. Prima di vederlo con te. All'inizio era una persona. Ah, lascia stare. Mai avrei potuto credere in un gesto del genere. Ma che cosa... Potreste stare zitti? Sto cercando di parlare al telefono. Sì, sì, ragazzini, dimmi tutto. Anais, capito, che ci fai qui? Sì, non è abbastanza chiaro? Sto piratando il film! No, invece, ho comprato un biglietto online, quindi ho pagato. Lo registro così me lo vedo a casa da sola, tipo a portar via. A dire il vero, il suo discorso quadra. Beh, io sento comunque che non dovrebbe farlo, ma perché? È nel cespuglio, arriva! Ehi, la pirateria è un grave reato federale!